Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, caro Beppe, c'è una nuova moda in città, proliferano queste, come le vogliamo chiamare? Questi ostacoli. Ostacoli, bello. Ostacoli che sono stati impiantati diciamo, in prossimità di alcuni incroci, qui siamo ad esempio in Viarno, ma via Romana, Via via Fiorentina. Fiorentina, insomma, sono un po' dappertutto. Cioè, l'obiettivo è impedire alle macchine di parcheggiare a ridosso degli incroci. Ora, molti dicono è pericoloso perché magari c'è un ciclista, un motociclista non lo vede e va a sbattere. Da una parte, quindi c'è chi dice sono pericolosi, non vanno bene. Dall'altra, c'è chi dice che invece sono utili perché se tu parcheggi in prossimità degli incroci, le macchine che arrivano magari non vedono, se non è questo il caso perché la strada è abbastanza ampia, non vedono insomma le macchine che arrivano all'incrocio. Allora, come la vedi? La vedo male perché è pericolosissimo questo cavalletto così infisso al suolo, perché nel caso in cui ci sono le auto parcheggiate non ci sono problemi, ma di notte con le strade illuminate così come sono, vedi che in questo caso qui non c'è lampione ma è spostato più avanti, con le strade illuminate come sono, arriva un ciclista, un motociclista, non lo vede, ci si ammazza. Quindi non lo so. Va bene salvaguardare gli incroci e far rispettare le sosta, però va anche bene salvaguardare coloro i quali camminano tranquillamente e si Beh, trovano un perché ostacolo avanti, che magari non è segnalato, non è eh? segnalato, già questa è una scorrettezza, Che non è anche segnalato. perché uno che si fa male potrebbe avere qualcosa da ridire. Penso proprio di sì, perché questo non è segnalato, è un ostacolo messo in mezzo alla strada senza segnalazione. Dovrebbe essere almeno perlomeno. Di giorno, vabbè, lo vedi, di notte, ma dovrebbe essere illuminato oppure mandare una segnalazione luminosa in modo tale che uno si rende conto che c'è un ostacolo, così non lo vedi, è veramente Ma pericoloso. poi se qui ci avessero fatto un altro posto macchina, mettiamo il caso, no? Un altro posto macchina, prima delle strisce, poi c'è le strisce, cioè qual era il problema di fare un altro posto auto qui? Non riesco a capire. È troppo vicino alle strisce, dai. E dopo co copre la visuale. Per i Ah, pedoni per che quello devono che sta entrare in che sì. strada, no, 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 così va bene. Però, va bene, però questo va segnalato in modo veramente da poter Oppure essere basterebbe visto. farci una X che non ci si può parcheggiare e fare le No, multe se senti, ci trovi. C'è no, 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 questo scordatelo. il materasso che è là C'è un fuori. materasso, signora, venga qua. No, io non voglio chiacchierare, no, ma io ti attraverso. Scusa, perché si deve chiacchierare Si noi? rialzasse e nasconde la mano. E non va bene così. Dice che c'è un materasso. Dov'è sto materasso? Ma è buono? La mette nel letto, ha detto la signora. Signora, agguerrite, qui nella zona sono agguerrite le signore. Allora. Vabbè, c'è un Capito? materasso, questo se vogliamo dirlo, insomma, probabilmente La là a cantava Lorenzo rifiuti. Arbore. Il materasso, Sì. sì, quelli della notte. Bravo. Senti, tornando a noi e tornando a questo coso, perché non ci puoi fare la X? Non ho capito. Perché non serve a niente, perché le macchine ci vengono Ma uguali. i tuoi amici vigili fanno una moon Sì, sono pass? dappertutto, non è possibile, dai. Quindi tu saresti per lasciare questo, ma segnalarlo. Esatto, in modo tale che nessuno ci sbatta contro. Perché poi la maggior parte, lo vedi, sono anche piegati perché la gente ci sbatte, Guarda quello è già piegato. e quindi di conseguenza Perché questo è ci sciupa la piegato? macchina, Qui vedi? ci sciupa la E macchina. finché la macchina, se ci sciupi la gamba, Il insomma, fa problema è se bene. si sciupa la testa, perché se si sbatte una bicicletta con la moto ci si ammazza. Io penso che Ma sia cosa il avevano? caso. Uno stock alla manutenzione di questi Può cosi? darsi. Ce ne hanno ordinati. No, questi servivano ad altre cose, non qui. Sicuramente per salvaguardare i passaggi pedonali, ma non per mettere qui in Ma mezzo alla prima di strada. questo coso non c'era niente, c'era Niente, queste niente. strisce bianche e Assolutamente niente, basta. solo le luci bianche. Ho capito. Però questi sono veramente Pericoloso. pericolosi. Allora togliamoli, inutile che metti il cartello, scusa. A me una volta la prefettura mi fece chiudere l'autovelox perché non erano Oh, allora tu regolamentati. vendicati e Allora fagli vada, togliere questi. signor prefetto, visto che lei è responsabile dell'incomunità dei cittadini Glielo della dico. provincia in cui appartiene, per favore intervenga su questa problematica perché questa non è regolamentare e quindi faccia sì che il Comune d'Arezzo rimuova questi cavalletti Cavalletti. oppure li segnali in modo adeguato, in modo tale che nessuno ci debba fare male. Beh, un appello direi assolutamente, appena lo sente il prefetto, È stato veramente istituzionale. assolutamente. Poi l'hai chiamato cavalletto, poi lo vuoi chiamare, come lo vogliamo chiamare? Un altro nome, dai. Diciamo, come lo Come lo chiamiamo? chiami? Se non è cavalletto, è un ostacolo. Questo l'hai già detto. Vabbè, e allora Tre nomi. dai. Dai.
Che ti viene in mente a te? Mi viene in mente Transenna. Transenna, va bene. La Transenna si muove questa, sì, ma va lo bene. So. Va bene. Va bene. Togliamo questi, no, li facciamo togliere. No. Io penso che è il caso di toglierlo, oppure metterci qui davanti un bel segnale, sì, in modo tale con un senso. Cioè, tu il segnale dove lo metteresti? Qui, davanti, più indietro? No, qui, qui, bel segnale. Sul cavalletto, sulla Transenna, in modo tale che sia ben visibile. Bene. E visto che ci sono anche illuminazioni LED che si, illumina, che si ricaricano col sole, sì, e la notte funzionano, ci metterei qualcosa anche di questi a terra, in modo tale che gli danno illuminazione di pericolo. Anche tu ce l'hai al bagno, a casa la notte, sennò dico il LED, sennò vai, se ti alzi la notte varie volte, no? E quindi so che vai addosso agli armadi, quindi a casa c'è il LED. Ora dormo tutta la notte, invece una volta mi alzavo per altre cose. Ah, ma... per altre cose. Allora invece non mi alzo. Niente. Più. Ci vediamo domani. Ciao.